reclamo. Alle autorità più in alto, ok? Mi chiamo Zachary Watson. Si scrive Watson, capito? Questo è il mio reclamo. Tipo tutti ufficiali. Ecco, credo che serva più a me che a te. Mi hanno chiuso qui dentro. Quei figli di puttana mi hanno chiuso dentro. Stronzi! Tutto un casino. Vi ho chiesto aiuto. Questa cosa funziona. Fottiti! Volevo solo aiuto. Hanno messo le spranghe sulle porte. Sai, come per tenere qualcosa lontano. Stavo solo provando ad aprire. Spranghe. Alle porte, capito? Tutto chiuso. Quindi sanno che sta succedendo, giusto? Devono saperlo. Che problema c'è se mi faccio due drink? Fanculo. Voglio solo calmarmi. Dovrebbero proteggerci. È il loro lavoro. Ma nessuno sa niente. Nessuno sa niente, cazzo! C'è qualcosa sulla stazione e nessuno sa cos'è. Perché gli ufficiali non ce lo dicono? No, mi hanno solo chiuso qua dentro. Voglio fare un reclamo. Ha già detto, vero? Ho una cazzo di paura. Cazzo! Cazzo, sta... Guarda. Sto freddissimo. Non è venuto nessuno. Mi sta congelando qui. Guarda. Questa cosa nemmeno funziona. Tutto interrogato, Heist. Ho detto bene, vero? Heist. Ascolta, se non riesci a dirmi nemmeno come ti chiami, resteremo qui un bel po'. Voglio solo sapere del tuo capo. Ti ha messo tutti nei guai. Qualcuno dovrà rispondere. E farò davvero in modo che qualcuno risponda. No? Fai il duro, eh? Turner, spegni il registratore. Magari il nostro amico è solo timido. Stai ferma. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi? Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione! Ha fatto tremare tutto! Lo so! Malocchezza! Quello è l'ultimo dei nostri problemi! Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino! Capisci? Ok! Ok. Come ti chiami? Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Un posto sulla nave. E perché dovrei fidarmi di te? Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Andiamo, tesoro. La Six Communications è nella torre sistema. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta. In quel posto ci sono spesso guai, ok? Forza, non voglio restare qui a lungo.
Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Resta vicina a me. Cosa? Ehi, non muoverti. Ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Jana, andiamo, ok? Mi dispiace. Buona fortuna. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa a sé. È più sicuro così. Spero che la tua nave esista davvero. Aspetta, chiamo l'ascensore. Lasciami fare, questo posto è vecchio, serve un tocco speciale. Beh, che stai aspettando? Premi il pulsante. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso! Senti, tesoro. Quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, vai qui. Ci stai eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No! Qualcos'altro! Un mostro! Cazzo! Dobbiamo muoverci! Di qua! Sta giù! Ma che stronzate! Dovremmo cercare una via d'uscita! Sei fuori di testa! Non ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo. Non avremmo dovuto farlo. So che abbiamo fame, però... è davvero sbagliato. Problemi! Dovremmo aggirarli. Seguimi. La stazione sembra un cimitero, eh? Amici tuoi? Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. Ma dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarli a salutare, peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. E tu... vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Mi sono rifugiato qui per una settimana, aspettando una nave, aspettando te, immagino. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te.
Cerca di non restare senza batterie. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Che ne dici di dare un'occhiata? Restiamo qui finché non avrai trovato quel condotto. Axel, è questo? Aspettami, arrivo. Sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Forza! Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. È così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo, principessa. Torrent, allora è la tua nave, Zitta, ho sentito qualcosa. Sì, ho capito, va bene. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Forza, non lo facciamo innervosire. Seguimi. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti e le armi pronte. Sparate a chi non riconosce. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Sono armati. E troppi da affrontare. Affrontare? Dobbiamo comunque riuscire a girarli. Il portello in fondo. Come? Troviamo un diversivo. Il generatore. Se saltasse dovrebbero andare a controllarlo. Tu sei più piccola di me. Farai meno rumore. Ottimo. Chi di voi ha controllato le scorte per ultimo? Io. Perché? Perché ti sei servito per bene. Che cosa cazzo vorresti dire? Ehi, è stato con me per tutto il tempo. Mancano cibo, munizioni, medicinali. Se non è stato uno di noi, avevamo ragione. Qualcuno è stato qui. Non va bene. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. E il blocco che ha messo giù? Sono appena passato, è tutto sigillato. Occhi aperti. Tenete le armi. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Capo? È solo il commesso di un negozio. Ah sì? Pensi che tu potresti fare di meglio? Non sta dicendo questo. Sto solo dicendo... Piantatela di parlare e aiutatemi a controllare questa roba. Ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di 5 secondi.
sento da solo. No, c'è qualcuno. Meglio controllare. Tutti con me. Per fortuna non sono da sola. Qualcun altro l'ha visto? Va via da qui. Bel lavoro da questa parte. Seguimi. Facciamo piano, sono ancora più vicino.